Grazie per questo importante contributo. Invito al tavolo Daniele Pirola, architetto che collabora col Politecnico in un corso di paesaggismo. Illustrerà esempi di recupero in di aree degradate in giro per il mondo. Buonasera, io porto un contributo abbastanza breve che consiste nella presentazione di alcuni progetti internazionali che per un motivo o per l'altro hanno delle caratteristiche che riportano poi alla nostra zona della Goccia. Vorrei farvi vedere, anche se superficialmente, cosa si può fare. Perché si può fare, qui si sentono tante parole su azioni impossibili, invece sono possibili. Contemporaneamente vi proporrò qualche spunto per riflettere. Non importa, partiamo da questa. Prima forse avete intravisto anche una foto d'epoca della via Bodhisattva che dava poi su. Ok, sulla via Bogusaska. Questa è una vecchia riproduzione di Milano quando ancora i canali erano usati esatto, il Duomo al centro di Milano, quando i canali erano ancora utilizzati per il trasporto delle merci, eccetera. Questo è il padiglione dell'esposizione del 1906, padiglione degli Orti. E questa è la stazione centrale. Perché vi mostro queste immagini? Per farvi venire un po' di malinconia e magone? Magari sì. Ma anche perché la vita era dura, sempre dura la vita, sempre bella e brutta, però c'era ancora tanta poesia ed equilibrio. E soprattutto perché fino a un certo momento in questa città, ma il discorso poi si può anche estendere, ma in questa città c'era spazio per attutire l'accaduta. Lo spazio oggi non c'è quasi più, troppo denso, troppa cementificazione. Il consumo di suolo, come dicevano prima, a Milano è secondo solo a Napoli e continua, quindi non c'è più spazio. Questa è la favolosa Milano, dicevano circa 40 anni fa. Forse è qui che ha cominciato a incrinarsi tutto, ma ancora le prospettive non erano evidentemente disastrose. L'era industriale si è evoluta e tutti i centri industriali che erano vicini alle città o dentro le città piano piano hanno cambiato destinazione, si sono spenti o abbandonati. E questo soprattutto offre un'opportunità di spazio libero, quello che ci serve. D'altro canto, quello che si lascia dietro, un impianto di questo tipo, è spesso un inquinamento veramente violento, una violazione del sistema di equilibrio abbastanza notevole. Questa è un'immagine che avete già visto, è la Goccia quando ancora produceva anche carbone. Come potete vedere, non è che la flora attorno fosse molto sviluppata, ma il punto non è essere integralisti del verde o essere fanatici di Greenpeace. Il fatto è che il verde è una componente essenziale del vivere bene. Questa era una delle strutture di fronte alla stazione che purtroppo è stata abbattuta, poteva essere rivalutata. Dietro si intravede una vecchia torre che è una memoria, era un segno del territorio, una memoria sia dell'evoluzione di un certo settore del lavoro, della città, del territorio in generale italiano,
ma anche della fatica delle persone che hanno lavorato e in tanti casi anche lasciato la vita. Questi sono, di nuovo, immagini che avete visto di residuati industriali all'interno della roccia, che hanno una qualità intrinseca architettonica meravigliosa. Bisogna fare in modo che non vadano persi. Il senso è che come si può trasformare uno scenario di questo tipo, metallico, sporco, industriale, usato, in una cosa come questa? Si può. Questo è l'esempio che secondo me cazza meglio di tutti, è Landschaft Park a Duisburg in Germania. La Valle della Ruhr è stata probabilmente il luogo più inquinato a livello di sedime industriale in tutta Europa, veramente pesantemente inquinata a tutti i livelli. Questa è una fotografia recente di quest'area. Quello che vedete qui è un giardino all'interno di questo parco. I terrapieni sono i residuati industriali che contenevano parti della produzione di quest'area, che, come potete immaginare, essendo industria pesante, nel territorio, nei fiumi limitrofi, hanno scaricato e lasciato residui mica male. Eppure, questa è la trasformazione che sono stati in grado di fare lì. L'area è enorme, immensa, eppure ci dimostra che una gestione di un certo tipo e il recupero anche di luoghi pesantemente compromessi è possibile. Qui c'è gente che arrampica. Il sistema dei canali è un altro sistema che ora non so descrivervi approfonditamente, però provate a immaginare che tipo di fiume poteva scorrere in un sistema industriale di montata. Eppure, in un processo che chiaramente va pianificato, si recupera tutto. Dentro uno dei capannoni hanno creato quello che si chiama una impatti avventura, con una scenografia chiaramente studiata, con luce, eccetera. Però è un'attrazione. L'attrazione vuol dire che rende anche vivo la zona, con tutta la ricaduta conseguente che ne ha. Immaginate questa cosa fatta qui, da noi. I materiali trovati in giro per l'area sono un'opportunità di gioco anche e di creazione di spazi nuovi. La messa in sicurezza, ci vuole un po' di buon senso. In questo paese ci trattano come dei bambini che non sanno assolutamente non farsi male. Abbiamo dei vincoli assurdi, 10 cm d'acqua, se li fai più alti di tot ci vuole un parapetto perché altrimenti chiunque può caderci dentro, non è affogato, il bambino non si deve sbucciare le ginocchia. Insomma, ci trattano veramente come dei poveretti. E guardate cosa fanno. E parliamo di Europa, la nostra Europa. Vi ricordo che questo è tutto un parco insediato nell'area più inquinata di un certo periodo. Quello che quella striscia argento che vedete lì è uno scivolo. I bambini vanno lì, giocano, se cadono, se sbucciano un ginocchio, piangono un po' e giocano nell'acqua. Quindi pensate cosa ci vengono a raccontare a noi sul sedime inquinato ai gasometri da noi, e qui sono riusciti a recuperarlo fino a farci giocare i bambini dentro. Ovviamente i binari, parti metalliche, parti dei mattoni delle strutture diventano elementi compositivi, ma sono sempre una memoria, perché, piccola parentesi, quando il centro dell'area del Landschaft Park venne piano piano dismesso, il piano iniziale era quello di smantellare completamente l'area e ricostruirla. Tutto nacque da un comitato di cittadini che non volevano cancellare la memoria, per cui generazioni avevano faticato tanto lavorando lì. Allora hanno pensato di riunirsi, bloccare il progetto e poi chiaramente con l'aiuto di tante persone, paesaggisti, architetti, di trasformarlo in un'area di diverso tipo.
penso che si potrebbe fare anche qui. Ora, non poteva mancare un gasometro in un'area industriale tanto grande. Sapete cosa ci hanno fatto lì? Una vasca per immersioni. È profonda 10 metri e sotto ci sono varie, però ci sono relitti di automobili, pezzi industriali, però semplicemente è una creano poi ovviamente una loro flora subacquea particolare, per cui ci si può andare ad allenare o semplicemente fare un giro di diving nei residui industriali, senza ammalarsi e senza farsi male. Questo è un ex reattore nucleare, sempre in Germania. Adesso c'è un fatto gioco dentro. Parliamo di un reattore nucleare. Le scorie, gli inquinanti di percolato e a caduta sono una cosa. Le scorie radioattive sono tutte un altro livello. Però se qualcuno è riuscito a fare un pacco giochi dentro la torre di raffreddamento del reattore nucleare, forse qualche possibilità ce l'abbiamo anche noi. Questo è un altro, è il Parc Citroën a Parigi. Molto velocemente, solo la pianta. È un parco urbano, come potete vedere c'è un rapporto, un equilibrio, un'integrazione tra il costruito e il parco fruito. Ed è stato progettato sulle ceneri dell'impianto automobilistico della Citroën, quindi anche lì l'impianto che probabilmente qualche residuo l'ha lasciato, ma basta gestirlo, basta sapere progettare. Questo è un parco in Olanda, anche qui l'equilibrio tra il costruito e il sedime ferroviario abbandonato si vede anche a colpo d'occhio, non c'è bisogno di essere architetti, paesaggisti, urbanisti, si vede che c'è un equilibrio. La parte di binari sicuramente per chi di voi è interessato ha visto Scalofarini o in generale la nostra area della voce suonerà un po' familiare. Si può anche fare un intervento leggero, non c'è bisogno di tirare via tutto, ricostruire. I binari sono una risorsa e sono anche una memoria e possono diventare un gioco. Questo per dire che, di nuovo, non c'è bisogno di essere oltranzisti del verde. L'area interna alla goccia è un patrimonio incredibile dal punto di vista vegetale. D'altro canto è vero che per far funzionare un progetto bisogna trovare anche il giusto compromesso fra verde e funzione. Questo non vuol dire che dobbiamo costruirle proprio dentro lì. Quello è un tesoro. Probabilmente quello va preservato. E l'area della Molise è talmente grande, talmente ricca di altre opportunità, che probabilmente se c'è da costruire qualcosa, da integrare qualcosa, si può integrare là. Sempre che qualcuno riesca a fare una progettazione intelligente ed equilibrata. Questo è il Gasworks Park a Seattle. Anche lui era una zona di produzione, ovviamente attingeva e restituiva al territorio tutti i suoi sistemi inquinanti, eppure recuperato, e così diventa un progetto ben pensato e in equilibrio. Questo prenderebbe abbastanza di voi il quartiere della Molise. È chiaro che bisogna pensarlo in grande, la progettazione, la pianificazione deve essere a un livello superiore, data in mano a persone che siano oneste, pulite, intelligenti e in buona fede. È vero che non si può fare una progettazione a spizzichi e bocconi, eppure questo è il paese che è diventato così. Ogni lotto, ogni buco libero è un'occasione per scannarsi, per vedere chi vince e chi può fare meglio. Ma bisogna cambiare. Il Parco Nord, non lo so, secondo me è una specie di miracolo in questa città, forse perché ha coinvolto anche comuni più piccoli attorno, in cui la gente non ha deciso di farsi mettere il piede in testa, e nell'arco di 30 passa anni siamo riusciti, siamo come città, visto che anche la mia città, siamo riusciti a salvaguardare aree agricole e industriali in dismissione, e anziché cederle alla speculazione edilizia pura, come è successo in tanti altri casi, si è salvaguardato, pianificato, e ci vuole tempo, e in 30 anni questo è il risultato. Probabilmente tutti voi conoscete il Parco Nord, se non lo conoscete vi consiglio di farci un giro.
chi c'è stato conoscerà la famosa collinetta dove è stato seppellito in parte un residuo industriale, che però è diventato questo. È un posto amato da tantissime persone. E il parco nord non è recintato. Non è recintato, i sistemi di controllo sono molto limitati, perché comunque i cittadini fanno già da loro, fruendo per bene, da un sistema di controllo. Questo è un aeroporto a Berlino. Quando venne dismesso, si poteva pensare a una smantellamento, un'edificazione selvaggia. La gente ha detto no. A Berlino, sì. Questo è un aeroporto. Immaginate Linate che domani non funziona più, ci sarebbe una gara degli amici, dei soliti amici, a chi ci costruisce, invece no, magari potremmo andare tutti insieme dentro la pista di atterraggio e fare, non so, vela di terra, kite di terra, appropriarcene in un'altra maniera. Ma questo è un semplicissimo esempio di una pompa di benzina. Com'è e come potrebbe essere? Pochissimi interventi, pochi materiali, non c'è bisogno di stare a spendere, fare bilanci micidiali per cambiare la faccia. Guardate la presenza solo dell'albero sotto a sinistra e di alcune parti verdi a costo irrisorio, quanto cambiano l'armonia del progetto, dello stare. Un altro campo che però in qualche maniera ha a che fare anche con l'utilizzo della città. Questo è Detroit, Michigan, Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono stati per certi versi sicuramente un grande paese, ma tanto grande anche da darsi delle grandi martellate addosso, e tutt'oggi purtroppo non versa in buone condizioni. Tuttavia c'è speranza. Detroit era una città industriale legata all'automobilismo, che ha avuto un crollo micidiale dell'abitato, e quindi si sono creati interi quartieri, interi lotti completamente abbandonati. La fauna selvaggia ha cominciato ovviamente a prosperare, perché tanto la natura si è ripresa tutto, senza di noi. Addirittura delle specie autoctone di fauna sono riapparse dopo decenni. Però la gente, quelli che sono rimasti, hanno deciso di non darsi per vinto. Di non darsi per vinto e usare gli spazi, sfruttarli e usarli. Questo è l'esempio probabilmente più esteso di riutilizzo del suolo a fini di coltivazione, le cosiddette urban farm, che in realtà sono poi in scala più piccola, molto simili ad alcuni eventi che ci sono anche da noi, gli orti, i nostri famosi orti urbani. È un modo di riappropriarsi degli spazi in senso sociale, in senso costruttivo, in senso ecologico, e ripeto, non per essere uno trattista di interdipisco o di guerra. È un equilibrio umano, naturale, perché per vivere bene ci vuole verde, ci vuole un equilibrio. Questo è Bari, un progetto, è un master plan che riguarda anche la nuova stazione ferroviaria.